Allora, è iniziato tutto nell'ormai lontano 2008. È nato per gioco, perché io bazzicavo sempre in un locale dove c'erano tanti miei amici così, e vedevo sempre persone suonare, ma poi ai tempi, cioè suonare, mettere musica era un po'. In Certo. quel locale lì non è che ero come adesso. E per gioco ho detto, ma mi piacerebbe iniziare. E tra l'altro ho avuto la fortuna di avere altre due persone che ho conosciuto dentro Ma quel nel locale. tipo gruppo o comunque che anche loro. No, che anche loro non avevano mai suonato, però avevano voglia di suonare, quindi abbiamo composto un trio Bello. addirittura. E da lì è partito per scherzo. E quello che mi ha influito, insomma, che mi ha portato a farlo, e vabbè, io con la musica fin da sempre, perché mio nonno suonava, adesso non c'è più, però suonava violino, poi cioè, Bello. violino, chitarra, tutto quello possibile e immaginabile, lo stesso mio zio, mio babbo, e quindi sono cresciuta ascoltando mio Quindi nonno in diciamo a livello musicale cameretta. proprio a 360, perché non Sì. lato elettronico, ecco, magari c'è chi proprio No, da sempre, da guarda, con la sempre. musica da sempre, perché ho sempre ascoltato valanga, valanga, la musica proprio, Sotto ma tutti gli sotto, aspetti. sì, sempre, ha sempre fatto parte della mia E vita. questa cosa la rivedi un po' in quello, nei tuoi set, quindi questa Sì, differenza tra differenza i vari mood, tra i vari stili. set che faccio, non li faccio mai piatti, nel senso che mi piace sempre altalenare, no? Su e giù, dare un po' di movimento, perché metto quello che mi piacerebbe ballare a me. Ciò Quindi che emoziona a te e che se vorresti ballare. i set completamente piatti, devo dire la verità, mi annoiano, mi hanno sempre annoiata. Quindi avere un filone unico, ecco, comunque Sì, inizia da e poi finisce in ugual modo. poi le influenze che ho si sentono secondo me tanto, nel senso che sono sempre stata influenzata comunque dalla New Wave. Cioè, uno dei miei gruppi preferiti sono sempre stati Depeche Mode, e quindi anche nei set mi piace proprio alternare, cioè mantenere magari lo stile, nel senso il mio La tua stile, la impronta, mia certo. impronta. E la cosa più bella magari che mi dicono anche che si sente quando magari inizio a suonare io, no? Che è un bel Sì, complimento. questo anche un'altra DJ mi ha detto questa cosa, infatti secondo me penso sia ancora uno dei, cioè, complimenti più Sì, belli che possano fare. Cioè, perché sei comunque. te, so che sei Esatto, te, far sì che ti riconoscono è una cosa secondo me più ok? bella. Assolutamente. E quindi si sente Certo. comunque il filone da cui vengo. Produco, ho iniziato a produrre, ma sono troppo insicura su questo aspetto. Ma insicura nel senso che pensi di non avere le competenze o perché non sei sicura di produrre un qualcosa di tuo? No, penso di non avere anche le competenze, perché sono autodidatta, ho fatto tutto da solo e da poco, tra l'altro, che lo faccio, e quindi quello che ho fatto preferisco tenermelo per me perché sento già tanta roba che esce fuori un sacco di roba Ormai sì, che a volte sempre. penso è inutile, nel senso poteva anche non uscire, ma non Ma per perché. paura dice, cioè, dove andrebbe a finire tanto? No, è proprio più una cosa mia personale. Quando vai a suonare, cosa analizzi per capire che tipo di set fare? Parti a priori con ciò che vuoi fare, come abbiamo detto poco fa, o comunque poi c'è sempre, no, quella percentuale di cambiamento che devi fare in base al contesto che sei, al pubblico che hai, immagino. Allora, tendenzialmente magari io cerco di fare sempre quello che ho in testa io, perché secondo me è giusto che se una persona viene chiamata a suonare abbia la possibilità di esprimersi al massimo, e quindi sì, devi vedere la pista ovviamente, però quello che vai a mettere è quello lì, più o meno. Magari mi informo prima se il set può essere un pochino più spinto, un pochino meno spinto, però in linea generale, cioè, è proprio una cosa che ci tengo particolarmente. Se vengo chiamata, voglio mettere quello che mi piace a me, Vuoi non quello essere che te, piace. Sì, non quello che piace agli altri, per quello. Questo comunque, cioè, è importante, non è secondo me scontato. No, Cioè, ci sono magari. tante varietà comunque di pensiero anche su questo, però secondo me questa è una filosofia bella perché vuoi sempre dare l'impronta tua di quello che sei te Sì, ma poi a dopo tanti anni 360. che suoni, le paghi anche a tue spese, nel senso che secondo me non ti porta a niente fare quello che piace agli altri, perché quello che piace agli altri se lo possono fare tutti, no? Vero.
come ti ha portato le relazioni che hai intorno a te? Sono cambiate? Sono allargate? Perché comunque è un mondo fatto di relazioni, no? Quindi anche la compagnia che c'hai adesso viene molto anche da nuove amicizie avute tramite questa cosa qui? O ti sei sempre comunque portata le persone con cui sei nata, ecco, diciamo, no, allora, amichevole. Ho le mie amicizie, che tra l'altro le mie amicizie più strette non gli interessa assolutamente, ecco, quello a livello musicale. Non entrano nell'ambiente clubbing, no, ok? Non frequentano neanche i club, perfetto, per esempio. E ho stretto amicizie con alcune persone, con alcune ce l'avevo già l'amicizia e si è rafforzata, okay, con la musica. Anche con Erika abbiamo fondato, cioè, Tutto Nudo, certo, un collettivo, quindi è incentrata su quello. Tutte le persone che comunque mi stanno attualmente attorno, a parte appunto quelle proprio che non gli interessa, certo, niente, sono legate, okay, sì, tendenzialmente alla musica, o comunque se non lo erano si sono piano si piano sono, interessate. Okay. Però con merito tuo, diciamo, diventando comunque un'amica, una persona a cui vuoi, sì, bene, lo è fa. Questione anche un po' di istruire, tra virgolette, okay, certo, no? Cioè, dai, dopo un po' spesso che senti... Spesso anche una persona magari non lo fa perché non ha mai provato, magari non, sì, è mai interessato, magari essendo spinta conosce un mondo e in realtà poi gli piace, no? Sì, alla fine, sì, gli, sì, piace. Hai parlato appunto di collettivo, si può parlare Tutto Nudo e diciamo qual è la filosofia che provate a portare quando, okay, le volte suonate, ecco. Allora, Tutto Nudo nasce per caso e per la necessità anche di creare qualcosa che ovviamente nelle piccole realtà non c'è. Ok. E quello che abbiamo deciso di fare noi è portare musica comunque non commerciale, anche un po' più underground, scoprire nuovi artisti, soprattutto della scena italiana, anche, okay, cioè su questa cosa qua ci teniamo particolarmente. Ok. E soprattutto non in club, che è una cosa un pochino più, certo, anche particolare, complicata. Sì, 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 sì. E sono qui d'accordo, mi fermo. però okay, no, nasce veramente con una voglia di venire fuori, capito? Comunque ci affacciamo sempre certo, a una piccola realtà dove sappiamo tutti che non siamo una metropoli, dove ma anche solo Firenze, comunque non essendo così grande, le realtà non sono ha un poche. Pubblico così vasto, no, no, purtroppo e no. Mi sono accorta che noi essendo anche proprio vicino alla Versilia, la gente è ignorante in tutto il, sì, campo, sì, sì, musicale, capito? Confonde generi, va dove porta la corrente. Quindi negli anni abbiamo continuato a fare da una piccola festa, poi ci siamo allargati, certo, evoluti e soprattutto abbiamo fatto conoscenze anche fuori, che ci hanno portato a proprio espanderci, certo, e a conoscere anche contesti diversi, sì, più o meno magari complicati che siano, insomma. Oltre a Tutto Nudo, hai dei tuoi progetti che vuoi portare o a cui vorresti ambire, diciamo, in futuro? No, che sia suonare in un posto oppure appunto aprire una tua etichetta, non saprei. Ma guarda, io credo tantissimo in Tutto Nudo e con Tutto Nudo poi c'è la possibilità, cioè ci si spera di avere la possibilità più avanti di aprire un'etichetta nostra, okay, che non è facile perché appunto ce ne sono miliardi, milioni, devi avere un sacco di materiale, però intanto ci piacerebbe, certo, trovare posti per fare feste, che quella che è la cosa più... Che è sempre il problema più grande, sì, sì. Come arriva il nome Tutto Nudo? Tutto Nudo non nasce da me, ma okay, dalla Erika, l'altra ragazza fondatrice. È una canzone di Courses, okay, quindi ci piace particolarmente, abbiamo dato questo nome come che, bandiera, okay, come bandiera, che è un po' ambiguo, però bello, devo dire che riscontriamo diverse approvazioni da tutti i campi. Io anche, posso dire, anch'io compreso. E sì, ci arrivano un sacco di richieste nei messaggi, ve le farei vedere. Bellissimo, io ti ringrazio, spero tu ti sia divertito, sia stato bene. È stato un piacere, grazie e a voi. E quando vuoi passare, insomma, grazie mille. Grazie.